quella per il terzo posto. Adesso facciamo un break. Sì. Parliamo di calcio femminile. Parliamo di calcio femminile che insomma è uno degli obiettivi del rilancio del calcio femminile nell'agenda del presidente della Federcalcio da vecchio. Noi anche quest'anno al Galà del Calcio, l'Associazione Italiana Calciatori premia anche la miglior calciatrice del campionato italiano, la miglior calciatrice italiana. Vediamo la terna delle pretendenti. Anzi, no, non la vediamo la terna delle pretendenti, perché non c'è, scusate. È unica, ha sbagliato il conduttore, chiedo venia. Vedi, la terna non c'è. Ci ho secondato, la terna vediamola. Non c'è perché, e sai perché non c'è la terna? Sorpresa. Perché la verità è che nel calcio femminile, da qualche anno a questa parte, questa, c'è il pirlo della situazione, quello che vince sempre. Ecco, l'avevo detto che senza della storia della... Ed è. La vincitrice è la Melania Gabbiadini. Buonasera Melania, pure tu vinci sempre, cioè, sei come Pirlo da questo punto di vista, complimenti davvero. Oh, viene a premiare Melania Gabbiadini una, posso dire, collega perché è un'apprezzata collaboratrice di noi di Rai Sport, una ex calciatrice di ottimo livello nel campionato italiano femminile e anche collega che ha battuto, ha messo in fila tutti i maschietti che hanno partecipato al corso a Coverciano come direttore sportivo, e cioè Katia Serra. Buonasera Katia. Ciao. Allora Katia, ho detto, vogliamo cominciare dall'ultima cosa che ho detto, dai. Che soddisfazione è mettere in fila tutti i maschi in una insomma professione molto maschile, che direttori sportivi, prima sentivamo Marotta, non è che ce ne sono tanti, diciamo così, di direttrici sportive. E magari usiamo il nome direttora, così per cominciare ad usare un linguaggio diverso. Scusate, la direttora sportiva Katia Serra, allora, non la direttrice, no. Ilaria condivide, vabbè, d'accordo, no, al di là del direttore. A parte le battute, in realtà è solo un corso e quindi è chiaro che poi bisogna mettersi alla prova. Sì. E quindi poi essere valutata successivamente qualora ci potesse essere un'occasione, ma al di là di questo... Io penso che in generale, no? Le donne che come me, come Melania, come tante altre nostre colleghe ci sono cresciute con il pallone tra i piedi, perché da sempre abbiamo avuto questa passione, è chiaro che ci piace l'idea di poter rimanere anche in questo ambiente una volta che è terminata la carriera, e poi sotto quale veste lo scopriremo nel tempo. Esatto. Si vedrà, perché tu insomma c'hai tanti ruoli, compreso quello di essere un'apprezzata nostra commentatrice. Melania, tu hai cominciato a giocare a pallone a 9 anni, sei la sorella maggiore di Manolo, giocavate pure insieme a pallone, sì? Gli menavi, insomma, dal punto di vista calcistico, no? Chi giocava meglio? No, beh, abbiamo 8 anni di differenza, quindi insomma lui era piccolino, quindi, no? Poi è cresciuto dopo. Cioè giocavi a pallette, come si dice, insomma, da questo punto di vista. Senti, c'è stata una delusione però, tu con il tuo Verona ti sei preso grandi soddisfazioni, però con la nazionale di Antonio Gabrini hai vissuto una delusione che, devo dire, ha vissuto anche il grosso pubblico, tanta gente a Verona in quella partita con l'Olanda che purtroppo è andata male, quindi è fallito l'accesso al mondiale. Sì, abbiamo incontrato una squadra importante e... probabilmente ci siamo resi conto che qui in Italia siamo ancora un passo indietro, perché avevamo di fronte una signora squadra, quindi sicuramente bisogna lavorare tantissimo e crescere di più. Senti, altre due colleghe sono andate a giocare all'estero, tu non ci pensi mai a questo tipo di scelta? Ho avuto delle proposte, però ecco, per vari motivi mi ha sempre trattenuto qua in Italia. Allora la premiamo Melania Gabbiadini, gli consegniamo il premio come miglior calciatrice nel 2014, bissa il successo dell'anno scorso. Un bel applauso a Melania, rimane da Katia Serra. E allora la foto per i nostri amici fotografi. Fatto. Rimanete qua però, perché adesso subito dopo un breve break pubblicitario abbiamo da premiare anche l'attaccante centrale, e allora vorrei che ci foste qui per premiare colui che ha vinto questo ambito trofeo. A tra pochissimo, restate con noi al Galà del Calcio.